Grazie a Simbola e grazie a Enel per questo invito e questa opportunità per raccontarvi questa storia, che è una storia che forse può dare qualche ispirazione, qualche indicazione anche sulle cose che possono essere fatte in Italia. Noi siamo nati per rivitalizzare e dare un carattere all'area che ha ospitato l'Expo di Milano 2015, che è un'area molto grande, ed è stato quindi scelto di caratterizzare quest'area mettendoci al centro un nuovo centro di ricerca, un nuovo istituto italiano per le scienze della vita, che appunto si chiama Human Technopole. Quando abbiamo cominciato c'era io, un presidente e un palazzo da ristrutturare, che è questo Palazzo Italia. Lo scopo della nostra la missione della nostra fondazione è quella di creare un'infrastruttura di ricerca di larga scala che a regime abbia oltre 1.000 scienziati e che però abbia un modello nuovo, cioè che abbia un modello aperto al resto della comunità scientifica con tecnologie di ultima generazione che ancora in Italia non esistevano, a disposizione con una varietà di metodi, dal fatto che i nostri scienziati sono a tempo determinato, dal fatto che si possono avere dei bandi, dei concorsi per accedere con delle borse speciali alle tecnologie, e ha altre forme di accordi con industrie private e con enti pubblici per accedere appunto a queste tecnologie, con anche un modello nuovo di collaborazione industriale e di attività al sostegno di trasferimento tecnologico. Questo modello, diciamo, siamo nati noi neanche 3 anni fa, per dare un simbolo di quello che stiamo facendo. Questa immagine, la copertina di Science, che Science è dedicato alla ricerca di una nostra vice direttrice del Dipartimento di Biologia, di Biologia Strutturale, era dal 2016 che un'istituzione italiana non aveva la copertina di Science, quindi direi che per ora è un modello che sta funzionando. Siamo appunto al terzo anno, eravamo, come dicevo, partiti da zero, oggi siamo circa 150 persone da 12 nazionalità diverse. E abbiamo completato un'ampia dimensione di laboratori. Questa è la foto dei nostri laboratori. Quelli dove c'è segnato 1 e 2 sono terminati e si stanno riempiendo di scienziati. Il numero 3 è un nuovo palazzo che dovremo costruire nei prossimi anni. I nostri settori di ricerca sono basati largamente sulle nostre tecnologie di genomica, di criomicroscopia, di microscopia ottica, di analisi immagini di cellule staminali e il data center. E come dicevo prima, l'obiettivo è quello di dare degli strumenti a tutta la ricerca italiana e la ricerca naturalmente europea, ma soprattutto a quella italiana. Noi siamo nati in Italia, siamo diciamo, un organismo di diritto pubblico di nuova generazione, diciamo evoluto, che cerca di che pur ovviamente completamente nell'alveo del settore pubblico, ha delle flessibilità in più per poter adattare i propri modelli di funzionamento a quelli dei grandi centri di ricerca internazionali. E dicevo, il modello sta funzionando perché il dato più rilevante per quello che ci riguarda è quello che sta nascendo, anzi ormai è nato, perché appunto il nostro piano di recruiting è molto veloce ed è molto intenso, perché dobbiamo arrivare nei prossimi 2 anni ad avere 300 nuovi ricercatori, e poi quando sarà un nuovo palazzo poterne avere altri 400-500. Ma sta funzionando secondo i modelli dei grandi istituti di ricerca internazionale, e l'effetto è quello che il 70% dei nostri ricercatori viene dall'estero, con una buonissima e un'ampissima parte di italiani di ritorno, ma anche con scienziati internazionali. Siamo arrivati finora a 12 nazionalità diverse e aumenterà. L'obiettivo è quello di avere un istituto che, come avviene negli altri casi con cui vogliamo confrontarci, come il Crick Institute di Londra o il Max Planck di Dresda o altri istituti americani, è un istituto che naturalmente è italiano, come questi sono istituti francesi o tedeschi o inglesi, ma internazionale, quindi la lingua di lavoro è l'inglese, e il confronto e l'obiettivo è quello di promuovere ricerca scientifica di eccellenza. L'effetto, e questa è una cosa importante anche per ricollegarmi a quello che dicevamo prima, l'effetto di questo lavoro è che tutta l'area, che vedete molto grande, in cui si è svolto l'Expo, noi siamo soltanto questo piccolo pallino al centro, questi tre palazzi al centro, sta attraversando uno sviluppo estremamente rapido, con decine di aziende di multinazionali che stanno trasferendo almeno una parte dei propri lavori lì, ma alcune stanno trasferendo delle sezioni molto importanti, in pienissimo sviluppo. Oltre 3 miliardi di euro di investimenti privati sono arrivati nell'area, e quindi attorno a un progetto di ricerca, a
al progetto che ha come obiettivo quello di servire la comunità di ricerca, oltre naturalmente a fare ricerca fisicamente lì, è stato in grado di rivitalizzare un'area che altrimenti, come tutte le storie degli Expo negli anni e in tutti i paesi, sarebbe stata destinata al sostanziale abbandono. E questo è tutto, vi ho raccontato la storia in pillole, naturalmente diciamo, ci sono tanti altri dettagli che saranno per un'altra occasione. Grazie mille.